Da 3 notti i genitori degli scolari della scuola steneriana di Via della Magliana, ospitata nello stesso stabile della media Quartararo, presidiano il materiale didattico e le aule dell'istituto preso di punta dai piromani. In 2 mesi nella struttura sono avvenuti 5 incendi. Andrea Marini. Dopo gli incendi notturni che hanno più volte attaccato negli ultimi 2 mesi la scuola media Quartararo alla Magliana, le attività scolastiche dell'istituto statale sono state spostate in un altro edificio. Ma nel palazzo di 4 piani di proprietà comunale è rimasta una scuola privata steineriana non riconosciuta che occupa il primo livello dell'edificio e che fa capo ad un'associazione. Mentre gli incendi precedenti, tutti portati avanti con la stessa metodica di dar fuoco a carte e giornali, avevano preso di mira fino al sabato scorso i locali della scuola statale posta al secondo e terzo piano, lunedì 5 maggio i piromani hanno attaccato 2 aule ed i locali di sartoria delle attività teatrali dell'istituto privato posto al primo piano. Ora i soci di questa scuola, che si rifà alle idee del filosofo esoterista e pedagogista austriaco Rudolf Steiner, hanno deciso di presidiare durante le ore notturne la struttura. Una dozzina di soci si sono prestati a dividersi i turni di 2 ore e mezza che assicurano una presenza di 2 persone dalle 9 di sera alle 7:30 del mattino. Sugli autori dei roghi non ci sono per ora certezze o ipotesi fondate, ma nell'ambiente scolastico e tra qualche inquirente si guarda a comunità rom senza fissa dimora che gravitano nella zona e che attenderebbero l'abbandono dell'edificio per occuparlo, al pari di quanto hanno fatto con capannoni vicini che ospitavano la Val di Mer, società che commercializzava pesce all'ingrosso.